Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano. Questa mattina una puntata davvero importante, interessante, con ospiti davvero davvero importantissimi. Oggi giovedì 26 gennaio parliamo di qualcosa che succederà questo weekend, ma che in realtà poi succede tutto l'anno in un comune qui vicino. Ritorniamo in quel di Bucinasco, già settimana scorsa ci siamo stati, se vi ricordate. Beh, ritorniamo lì e ritorniamo parlando di musica. Con chi lo facciamo e perché? Beh, ve lo spiego subito. Lo facciamo con Attilio Bergamin, direttore della scuola civica di musica di Bucinasco, e Antonio Lubrano, giornalista. Chi non conosce Antonio Lubrano è un giornalista che oggi è qui anche nella funzione, mi diceva, di appassionato di musica. Poi capiremo di più nel mentre. Allora, cosa succede questo weekend a Bucinasco, direttore della sua splendida scuola? Allora, questo weekend a Bucinasco ci saranno gli Open Day della Scuola Civica Alda Merini, e quindi il 28 e il 29, il 28 inizieranno alle 15.30 e termineranno alle 18.30, mentre il 29 inizieranno alle 15 e termineranno alle 18. Uh-huh. E in questo frangente chi vuole avvicinarsi alla musica e vuole conoscere la nostra scuola, la nostra, il nostro progetto didattico, avrà la possibilità di conoscere gli insegnanti, di vedere all'opera gli strumenti e di poterli anche provare. E, mentre il 29, dalle 18, domenica. Esatto, domenica, dalle 18.15 fino alle 19.30 circa, ci sarà il concerto degli allievi della Scuola Civica Alda Merini, e avremo come ospiti d'onore Antonio Lubrano, e poi ci sarà Francesco Baccini, che verrà a conoscere gli allievi della scuola e si esibirà. L'intero spettacolo sarà sarà condotto da Gilda Pensante, giornalista di giornalista Sky, TG24. Esatto. Una scuola, la scuola civica Alda Merini, che ha discapito il nome Alda Merini, in realtà è 34 anni mi sa che esiste questa scuola. Esatto, 34 anni. È stata negli ultimi anni poi dedicata alla importante poetessa, sì, milanese. Una scuola insomma importante sul territorio, perché un bel numero di iscritti, tanti studenti, e si fa tanto a livello culturale, quindi. Assolutamente sì. Da quando siamo subentrati noi, quindi da 4 anni circa, innanzitutto l'abbiamo titolata la Scuola Civica attraverso un bellissimo concerto in cui è stato ospite Alberto Fortis e moltissimi altri artisti che sono intervenuti appunto per omaggiare Alda Merini. E poi abbiamo creato una serie di eventi che ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimersi nel territorio, non soltanto quello locale di Bucinasco, ma sono anche andati fuori in festival importanti, quindi per noi è stato un motivo di grande vanto. Ottimo. Dottor Lubrano, allora, lei è qui in funzione, diceva, di appassionato di musica, prima cosa, diceva, no? Ne parlavamo poco fa fuori onda, diceva, io che la musica insomma è sempre stata importante. Sì, credo di averlo anche dimostrato in televisione, perché dopo Mi manda Lubrano, che è stata la trasmissione più seguita dedicata ai diritti dei cittadini, io per Rai 1 ho realizzato per 6 anni una trasmissione che si chiamava All'Opera, con tanto di punto esclamativo. E che cosa era All'Opera? Era una delle prime trasmissioni divulgative, cioè si tentava attraverso un linguaggio piano, tranquillo, accessibile a tutti, di invogliare un certo pubblico che è sempre apparentemente distante dalla cosiddetta musica colta, e poi vedremo che non è la musica, dalla musica sinfonica, dalla musica da camera, dalla musica lirica, un tentativo di invogliarli ad ascoltare o a vedere un'opera. Con le teche della RAI, famosissime per il loro repertorio infinito, con i più grandi interpreti che si possano immaginare, io ogni settimana, in seconda serata e qualche volta anche in terza serata, vale a dire intorno alle 10:30 e certe volte anche intorno alla mezzanotte,
raccontavo la trama di un'opera e lungo questo racconto facevo sentire le arie più importanti, le pagine più importanti. Bueno, Ed era sa che un. dicono che poi intorno a quell'ora vanno comunque programmi migliori, dicono, no? Si Questo dice. onestamente, questo non lo posso dire io, anche se io sono convinto che quello fu un bel programma. E una dimostrazione di quello che ho detto poco fa è che gli stessi dirigenti di Rai 1 mi avevano affidato questa missione quasi compatendomi, dicendo: Rubra, Abbiamo questo. si tratterà di 100, 200.000 persone, sai, la lirica in televisione più di 200.000 persone non fa. E invece, fin dal primo numero, diciamo dalla La prima puntata. puntata nel 1999 fino al 2004, fin dalla prima puntata abbiamo avuto ascolti enormi, da 500.000 spettatori a 1 milione di spettatori. Pensi che un'opera come il Don Giovanni di Mozart, che è un'opera famosissima, ma che non è popolare, come posso dire, forse dirò una bestemmia, non è popolare alla pari di una Traviata o di Tosca. Il Don Giovanni di Mozart, opera finissima, straordinaria, è arrivato a fare 1,2 milioni. Io mi ricordo queste cifre perché i primi ad essere sorpresi Signori dirigenti, erano gli stessi dirigenti. i dirigenti Ecco, della una Rai. cosa questa che appunto ne parlavamo prima, anche adesso si è accorto è ancora così, cioè c'è ancora questa fame di un certo tipo di cultura raffinata, mi viene da dire, cioè Sì, di un certo tipo di cultura, sicuramente. non un tanto al chilo come viene ormai Guardi, portata in giro, no? assolutamente sì. guardi, la prego di non prenderlo come Cicero pro domo mea, ma un esperimento che ho fatto l'anno scorso, nella primavera del 2016, al Teatro Carcano di Milano, teatro che contiene 1.000 posti, in collaborazione con l'auditorium di Largo Mahler, dove c'è questa splendida orchestra Verdi, e con il maestro Ruben Gais, che è il direttore artistico dell'auditorium, abbiamo realizzato un ciclo di 3 mesi, un sabato al mese a mezzogiorno per le famiglie e per i giovani. Il tema era chi ha paura di, questo era il titolo, e poi sotto chi ha paura dei grandi musicisti dell'età barocca, vale a dire Vivaldi, Bach, Handel. Beh, anche qui i dirigenti del Carcano mi hanno detto: Antonio, insomma, qui ci sono 1.000 posti, regolati, forse arriveranno 200 persone. Abbiamo avuto per tutte e tre i sabati a mezzogiorno qualcosa come 400, 500 e anche 600 persone. E devo dire che la cosa che più mi ha, come posso dire, mi ha gratificato E che poi sono venuti a salutarmi in camerino gli amici, ma soprattutto è venuta gente qualsiasi, cioè spettatori. Sì. Uno mi ha detto: finalmente ho capito, grazie. Ah, E questa è, una grande credo, una grande soddisfazione immagino. per chi crede nella musica e fa questo mestiere, diciamo, di Anche noi operatore. nel nostro piccolo, quest'anno per la prima volta, siccome gestiamo anche la stagione concertistica del comune di Bucinasco, abbiamo portato per la prima volta appunto un'opera lirica con la serva padrona, un'opera buffa, e Come no? anche lì è stata. Ci siamo trovati con moltissimi spettatori, tra l'altro ci ha stupito il fatto che molti di loro erano giovani, Ecco, allora, quindi c'è una grande chiedo a fame. voi, anche se forse siete le persone meno adatte a cui chiedo, nel senso che ovviamente avrete le vostre risposte e anche voi vi chiederete come mai. Ma perché se ogni volta che poi si fa un esperimento estrariuscito, cioè viene ancora meglio di quanto si può pensare, queste cose non entrano però a far parte dei palinsesti più mainstream, come viene detto adesso, non entrano a far parte della cultura più popolare che da poi è, mi corregga se sbaglio, dottore, arriva dalla cultura popolare questo tipo di musica. Assolutamente sì, Quindi nasce dalla cultura perché popolare. non si riesce più a inserire? Perché rimane una cosa a un punto? L'esperimento che poi è ben riuscito, ma non c'è mai un seguito. E allora, secondo me c'è il timore di chi gestisce, siccome ci sono, diciamo così, dei meccanismi mentali che uno si crea, dei pregiudizi che uno si crea, fanno modo di credere che non ci sia poi la possibilità di poter ottenere un successo di pubblico. Questo non è affatto vero, perché quello che dice il dottor Lubrano,
ma quello che abbiamo constatato anche noi, organizzando diversi eventi in varie situazioni, anche di musica classica, è l'esatto contrario, cioè c'è una gran voglia di conoscenza, anche perché comunque fa parte appunto di una musica che è tendenzialmente popolare, nasce dal popolo, e poi è proprio anche, fa parte della tradizione culturale italiana. E questo viene sottovalutato da chi diciamo gestisce, cioè, ricordiamo che potere televisivo. Sì, ma io non parlavo poi anche solo di televisione, parlo veramente anche dei comuni, delle istituzioni. Cioè, Bucinasco è controtendenza da quel punto di vista. Siete fortunati, allora sai, non cioè, il famoso di cultura non si mangia non è tanto antica come frase. Quindi devo dire, non solo Bucinasco, sì? Io ho un altro esempio che mi fa piacere citare qui, e che è Settimo Milanese, sì, dove io da 4 anni, insieme con l'associazione Il Clavicembalo Verde, di cui è dirigente Angelo Mantovani, facciamo. Con cui collaborate spesso anche voi. Angelo Mantovani è anche il vice direttore didattico. Mentre il direttore didattico è Ermanno Codegone, che è un professore emerito, grande organista. Ogni anno a giugno, nel bosco della Giretta, che è un bosco favoloso, delizioso, si realizza questo spettacolo musicale, schiettamente musicale, di cosiddetta musica colta, che poi no, adesso lo dirò, esatto. Allora, e ogni anno c'è sempre più gente, ecco, che partecipa. Quindi, per rispondere alla sua domanda, queste cose vanno fatte con gradualità. Nessuno può pretendere che di punto in bianco gli stessi titolari dei teatri o delle sale pubbliche, che hanno timore in qualche modo dei vuoti, sì, e quindi vanno, come posso dire, vanno mano a mano portati con la mano, come si dice. Anche perché mano a mano, con calma, con una serie di esempi, si sta dimostrando che il pubblico ha voglia di quella che noi falsamente chiamiamo musica colta. Prendiamo l'opera lirica. I nostri nonni, e forse anche i nostri padri, spesso parlavano con il linguaggio dei libretti. Perché? Perché l'opera lirica era un linguaggio, linguaggio popolare, accessibile a tutti. Le faccio un esempio. Io sono napoletano, credo che si senta. Ah, non ce l'ho. Cioè, io conoscevo a Napoli un tassista, appassionato, il classico melomane, appassionato di lirica, che parlava con il linguaggio dei libretti, portava, che te posso dire, i turisti a Posillipo, e poi diceva: Capri, la penisola di Sorrento, recondita armonia di bellezze diverse, Tosca atto primo. Oppure, non so, quando i suoi compagni di posteggio lo sfottevano perché la moglie lo aveva tradito, lui imperterrito diceva: ella giammai mi amò, Don Carlo Sato IV. Cioè, ma perché? Perché allora, noi scherziamo, ma guardate che i vecchietti parlavano così e avevano queste. Quindi non è vero che si tratta di musica corta, si tratta di musica, e questo è fondamentale. Infatti, senza direi etichette. Anche, direi anche, insomma, che questa calma ormai fosse anche, sarebbe, che dice, pian pianino, tutto, cioè, sarebbe ormai tempo a cercare, diceva, cioè, 13 anni fa ha finito di fare all'opera, ad esempio, no? Mi diceva ormai. Sì, io ho finito nel 2004, 13 anni fa. Forse c'è stato tempo di capire che adesso, se già all'epoca sapevo che fosse la direzione, poteva essere quella. Adesso, forse, se lei mi consente una piccola. Si è perso un po' di tempo. Una piccola, diciamo, pubblicità, infatti, forse, ad uno spettacolo che sto per fare. Ma ci mancherebbe. Il 1° e 2 marzo, sempre che mi confermino queste date, io debutto al Teatro Gerolamo di Milano, che si riapre dopo 33 anni, con il mio spettacolo che si chiama Il buffo dell'opera, in cui io faccio sentire le arie, alcune delle arie più belle di diverse opere, ma per ogni opera racconto un retroscena divertente, e quindi con 4 cantanti lirici. Non le chiedermi troppo, perché allora li voglio qui a marzo a raccontarmela bene, che ne parliamo bene. Allora, adesso che mi ha detto così, io voglio che venga qua, ci racconti per bene questo buffo. Anche perché, insomma, anche questo, un teatro che riapre dopo 30 anni. Dopo 33 anni, lo farò con. Positivo, infatti, qui no, c'è un segno molto positivo. Molto positivo. E lo farò, ma penso. Io credo che anche voi nella vostra scuola, cioè, mi diceva, avete 250 iscritti e ogni anno sono sempre di più, giusto? Eh sì, stiamo crescendo. Cioè, quindi anche questo è un segnale che, insomma, c'è voglia di fare qualcosa di nuovo. L'importante è comunque, diciamo,
dare un messaggio che è positivo, cioè, non soltanto far credere che frequentando una scuola di musica si possa arrivare al successo. Quello questo è importante, molto sbagliato. Direttore, complimenti, questo è molto importante. Sì. È molto sbagliato, perché l'idea è che la musica deve essere un'espressione artistica, una cosa che devi avere dentro di te. Quindi lo devi fare principalmente per te e perché ne senti il bisogno. Poi quello che può accadere dipende dal talento, dalla fortuna, da una serie di situazioni che comunque non sono prevedibili. Voi avete iscritti di ogni età? Sì, noi abbiamo bambini molto piccoli e persone anziane. È difficile con quelli magari proprio piccoli, appunto, frenare questa cosa dell'X Factor, cioè del dover per forza sfondare. Noi dobbiamo essere un cuscinetto. È difficile, com'è? Cioè, non bisogna, a parer mio, parlare male soltanto degli X Factor, The Voice, che sono comunque degli strumenti. Ah, ok. Certo. Non dobbiamo fare confusione. Il fatto che ci siano degli strumenti che danno la possibilità degli interpreti di potersi esprimere non è un dato negativo. Assolutamente. Quando sento parlare molti facoltosi della musica che criticano X Factor, criticano The Voice o tutti questi programmi, secondo me sbagliano. Perché X Factor, questi programmi danno la possibilità a interpreti, a dei bravissimi interpreti, perché comunque una cosa è essere un interprete, una cosa è essere un autore di musica, un cantautore, cioè sono percorsi differenti. Se tra gli interpreti mettiamo Battisti, ad esempio, se mi viene in mente, dire, cioè, sì, era un grande interprete, ma era, cioè, abbiamo anche grandi, ma poi diciamo un'altra cosa, sono anche delle occasioni per i più giovani. Infatti ci lamentiamo, quindi, non bisogna, non c'è lavoro, vogliamo non parlare, assolutamente ci sono occasioni per i giovani innanzitutto. Poi non dimentichiamo che da queste trasmissioni sono usciti fuori fiori di cantanti, di interpreti importanti, e autori anche, e interpreti della musica italiana, sono rimasti adesso, certo, non c'è dubbio. Quelli che insomma i critici dicono, insomma, il problema è che appunto per uno che ne esce ne passano altri 100.000 nel tritacarne, così è sempre sarà. Okay. Quindi, ma poi è il mercato che seleziona, assolutamente. A quel punto, a 100, 200 che siano, poi alla fine restano quelli che valgono. Cioè, il solito discorso del che anche se vinci Sanremo, poi in realtà il mercato e l'abbiamo proprio ogni anno. È chiaro che per noi, comunque, che insegniamo musica, l'importante è far capire a questi ragazzi che l'idea non deve essere quella di arrivare al successo, l'idea deve essere quella di amare la musica e di amare quello che si fa e di esprimere la propria arte. Qualsiasi, poi sarà il talento, saranno una serie di situazioni che daranno la possibilità di arrivare o no al successo, ma l'importante è che loro siano consapevoli di questo, cioè se no poi saranno persone frustrate e questo è diseducativo, e noi siamo anche educatori. Io finivo ogni puntata di All'Opera dicendo: e ricordatevi, la lirica fa bene al cuore, assolutamente, ma la musica fa bene al cuore, la musica tutta, e questo è il respiro, no? È la vita di ogni giorno, quindi è l'anima, è proprio il pneo. Poi rischiamo di dire delle cose retoriche, sì, invece ma forse ultimamente ripeterci un po' certe cose che magari sono date per scontate, oppure che potremmo definire banalità. Ecco, il fatto che le abbiamo definite forse fin troppo banalità non ce le siamo dimenticate. Benvenga chi viene qua a dirle, a ripeterle, e benvenga, anzi, volevo ritornare proprio su questo discorso. Cioè, mi parlava una scuola di musica, ma noi educhiamo alla musica. Assolutamente. Anche. Non siamo soltanto degli insegnanti di musica, ma c'è anche un aspetto educativo, fra cui la formazione, diciamo così, la capacità di saper gestire gli eventi, di saper utilizzare in modo corretto il proprio strumento. Sono tutte cose che sono complementari, ma sono molto importanti da insegnare. E quindi educare significa dare la possibilità, dare tutti gli strumenti, quindi a 360 gradi, e sul valore musicale, cioè, capisci? Ecco, nel weekend che cosa succederà? Si può raccontarmi un po' come verrà l'Open Day, come verrà poi il concerto? C'è qualche qualcosina di... ho già detto gli orari: il sabato inizieranno alle 15:30 e saranno presentati tutti gli strumenti, perché comunque
Quanti corsi fate sono all'incirca? Immagino che sapere il numero preciso è quasi impossibile. Penso che siano 17. Sì, dalla musica classica alla musica moderna. Noi ci approcciamo alla musica a 360 gradi. Anche quello di insegnare soltanto musica classica o soltanto musica moderna, secondo me, è sbagliato. La musica è musica. La fate contaminare quindi anche assolutamente molto? Assolutamente sì. Ah. Sia anche il jazz, tutto il tipo di musiche moderne e quelle anche classiche. Posso aggiungere una cosa giustissima, quella che sta dicendo il nostro amico, è che bisogna anche smetterla con questa storia delle barriere. Non ci possono essere più le barriere fra un genere musicale e un altro. Ogni genere merita rispetto e attenzione, ma non si può fare la faccia schifata perché si parla del jazz, per carità, oppure della musica leggera. È musica e questo è fondamentale, secondo me. Per cui, insomma, dovremmo in qualche modo seguire l'esempio della vostra associazione, perché insomma credo che sia giusta questa linea che avete. Sì, anche perché poi ci ha dato un sacco di risultati, che spesso uno si approccia a una scuola civica pensando di entrare in una scuola che è prettamente classica, ma la nostra direzione non è soltanto classica, e rimane classica anche, però ci approcciamo veramente alla musica a 360 gradi, cioè noi facciamo dei corsi di pop, rap, perché sono espressioni musicali che arrivano molto ai giovani, e non è detto che sia sempre spazzatura, dipende come vengono fatte, come tutte le cose. Quindi diciamo, nel mercato attuale c'è qualcosa che si salva? Che molti dicono che ormai non c'è più niente. Assolutamente sì, ma perché no? Italiano dico, Assolutamente sì. Ah, okay. No, io non sono così negativo. Okay. No, io ovviamente esagero perché poi... Io non sono così negativo. È chiaro che l'idea c'è un po' di tutto. Sì. Adesso è molto più facile produrre musica, anche noi siamo produttori musicali, quindi è tutto molto più semplice rispetto a qualche anno fa. Anche dare la possibilità a degli sconosciuti di arrivare al grande pubblico attraverso il web, YouTube, Spotify. Adesso ci sono delle piattaforme musicali molto ascoltate tra i giovani che danno la possibilità veramente di arrivare in tutto il mondo in modo molto molto semplice. E il punto è che ci si trova di tutto dentro. Poi sta all'educazione che uno ha musicale, indirizzarsi in modo corretto. Poi credo che forse poi alla base ci sia sempre il... Se hai qualcosa da raccontare, un modo lo trovi, che sia la musica o un po' la scrittura, un modo lo troverai se hai qualcosa dentro da raccontare. La cosa che un musicista o comunque un artista in generale deve saper fare è quello di emozionare. Ok. Questo è importantissimo. Sapere emozionare. Ci sono artisti, per esempio, che non sono particolarmente dotati, ma sono in grado di emozionare. Allora faccio c'è un esempio recentissimo. Io sono un suo ammiratore, per cui può sembrare, ma insomma, un uomo come Riccardo Muti, che l'altro ieri ha diretto, è tornato dopo anni alla Scala, è un divulgatore nato proprio, straordinario. Sì. Per cui, voglio dire, finché abbiamo interpreti di questo genere, non dovremmo avere nessun, come posso dire, infatti io sulle emozioni volevo farle invece una domanda, proprio perché avete a che fare con le nuove generazioni. Si dice che sono generazioni difficili, che passano la giornata semplicemente a guardare uno schermo di uno smartphone. È una generazione che riesce ancora a trasmettere invece emozioni? Assolutamente sì. È chiaro che se noi cerchiamo di approcciarci a questi ragazzi utilizzando un linguaggio che è arcano, non ce la faremo mai. Ogni generazione ha i propri linguaggi, bisogna trovare la chiave di volta. Se una volta che riusciamo a trovare la chiave di volta, i ragazzi, con loro si riesce benissimo a comunicare, sono molto espressivi, i giovani sono tutti giovani, da che mondo è mondo, è sempre stato così e sempre sarà così. Quindi sta a noi adulti cercare di trovare il giusto linguaggio per poter comunicare con loro. No, volevo aggiungere una cosa, che il rischio, insomma, a prescindere dalla musica, il rischio dello smartphone e quindi di questo strumento che è in mano a milioni di persone, soprattutto di giovani, è che ci farà disimparare l'italiano. Guardate, il fatto che attraverso il telefonino si è
si modificherà. Con i messaggi, ecco, infatti, ma con i messaggi, volevo chiedere questo, si è smesso di usare il punto, ma non si è semplicemente, allora le cose, non è semplicemente l'evoluzione invece. Insomma, sì, se ci pensiamo, io non scrivo, noi non scriviamo più come scriveva Dante Alighieri, no? E siamo comunque sempre la stessa famiglia. Sì, ma vede, c'è un timore che non è diffuso. Ovviamente la provocazione. Non è solo, no, per carità, ma non è un timore mio. C'è un timore che è stato, come posso dire, espresso da fior di studiosi del linguaggio in particolare, che di qui a una decina d'anni o anche tra vent'anni, eccetera, non sapremo più esprimerci in italiano. Capito? Se non verbalmente, sì, perché ma... noi facciamo gli audiomessaggi, sì, per quello. Ma se, se lei pensa che col telefonino dove sei si scrive dove con il 6 a numero, sì, e non si usa più il punto, la virgola, il punto e virgola, eccetera, qualcuno sostiene, almeno in Svezia hanno cominciato addirittura lassù a immaginare che non sapremo più fare la nostra firma, oh, per cui addio burocrazia, e da questo punto di vista io sarei bellissimo. E quindi comunque, diciamo, sono rischi questi, però mi dice appunto, sono anche soddisfazioni invece di questi ragazzi, se presi certo, dalla parte giusta, come si dice, toccando le leve giuste, bisogna si può... toccare le leve giuste, bisogna avere con loro un contatto diretto, perché comunque la generazione cambiano, tutte le generazioni, sì, sono differenti. Questa qua è una generazione che è tempestata da input, continuamente lo smartphone, la televisione è diventata addirittura in secondo piano rispetto, bellissimo, alla mia generazione, sì, o alla tua, sì, perché, sì, perché adesso loro passano le loro giornate su YouTube, quindi cercano, è diventato un tipo di gestione del che è legata, diciamo così, a quello che ai loro interessi, e variano continuamente. È tutto molto più veloce, tutto molto più rapido. A questo punto mi viene l'idea anche molto più complicato fargli conoscere nuovi interessi, non so come dire, fargli capire che forse ci potrebbero essere, sì, interessi anche oltre. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché se vado su YouTube e cerco quello che piace a me, sono convinto che il mondo è solo quello lì che piace a me, di più non saprò, e mai mi approccerò magari alla musica colta, come dicevamo prima. Quando invece poi magari scopro che invece... il più grande rapper al mondo ha usato come base, esatto, Baco, Mozart da sempre. Esatto, cose che è già capitato. Infatti. È già capitato, quindi, oh, ma che bella musica, ma da dove arriva? Cioè, è tutta una questione di linguaggio, bisogna arrivarci piano piano, non si può pretendere, chiaramente, poi dipende anche, diciamo così, dal livello culturale in cui queste persone vivono, da una serie di ragioni, non ce n'è una sola, non sì, c'è un'idea che va bene per qualsiasi cosa. Però, diciamo, mettendosi di buona lena e cercando di essere anche un po' psicologi, si può arrivare a comunicare con loro e ottenere dei risultati che sono veramente soddisfacenti. Perfetto, vuoi aggiungere qualcosa? Non vedevo, vedevo che non facendo venire, ci mancherebbe, di fronte a lei io... No, ma per carità, No, siamo in chiusura invece, siamo in chiusura di questa nostra mezz'ora, le chiedo allora, direttore, se ci ricorda l'appuntamento per questo weekend, precisamente come un GPS deve essere preciso, GPS, e darci orari e luogo, perché così sabato, chi ci segue da casa... A Bucinasco, in Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro 7, ci sarà l'Open Day della Scuola Civica di Musica, dalle 15:30 alle 18:30, mentre domenica sempre in Cascina Robbione, via Aldo Moro 7 a Bucinasco, dalle ore 15 alle ore 18 sempre Open Day, mentre dalle 18:15 alle 19:30 ci sarà il concerto degli allievi della Scuola Civica di Musica, ci sarà come ospite Antonio Lubrano, ci sarà la conduttrice che è Ghilda Messante di Sky, e come ospite d'onore ci sarà Francesco Baccini. Quindi venite a conoscere un artista eccezionale che è Francesco Baccini. Vabbè, allora a mia volta io dico, ricordatevi che mercoledì 1 marzo Antonio Lubrano con Il Buffo dell'Opera debutta al Teatro Gerolamo di Milano, Piazza Beccaria, alle ore 20, va bene? Vi aspettiamo. Ma Lubrano, su questo le dico già, ci sarà già modo che vieni qua a raccontarlo un'altra volta. Va bene, perfetto. Va bene. Io davvero vi ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, grazie mille a Lubrano delle sue
grandi idee sulla musica, insomma, che sarebbero da ancora stare a ascoltare per ore e ore, e sarebbero da rivedere le puntate, capire, insomma, che 13 anni fa già l'aveva capito che la strada era quella, anzi di più, sì. L'aveva già capito che la strada era quella, e alcuni ancora adesso dicono andarci piano, ma non so, invece abbiamo qui le prove che, insomma, la cultura, la musica, un certo tipo di cultura che si sta perdendo, è fondamentale invece per le nuove generazioni, che possono essere stimolate a fare ancora meglio quello che già fanno, perché sicuramente, ad esempio, penso la produzione musicale degli ultimi anni comunque è una gran produzione musicale, cioè c'è tanta musica, tanta produzione, certo, tanta contaminazione, giusto? Certo, poi sì. Bisogna smitizzare la parola cultura. La cultura è la nostra vita di tutti i giorni, quello che stiamo facendo è un momento culturale, né più né meno. Non dobbiamo avere paura di paludato in questa cultura. Questa parola sempre mette un certo timore. Sì. No, è la vita di tutti i giorni. Io di questo sono profondamente convinto. Benissimo, allora io sono d'accordo con lei. Su questo grazie. Incoraggiamento finale, io davvero vi ringrazio di essere con noi, ringrazio anche voi che ci avete seguito da casa, da questa mattina, in diretta sempre qui su Milano News. Vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 con i notiziari di Milano News. Grazie mille, arrivederci.